Buongiorno a tutti. Commentiamo oggi l'articolo della Nazione di Prato, dove dice con un titolone Il referendum, un clamoroso autogol, fiorentini farebbero vincere il sì alla pista. La città respinge la proposta dei 5 Stelle. Per il sindaco Cenni il referendum non è il rimedio a tutto. Io resto un po' basito, forse non ci siamo capiti e non si capiscono le regole che intende attuare il Movimento 5 Stelle. Se c'è un'opera, è una grande opera. Come tale, questa non deve essere calata dall'alto, ma deve essere condivisa. E se questa opera interessa più comuni, 3, 4, 5 comuni, quelli che sono, bisognerà fare un referendum in ognuno dei comuni e chiaramente se uno dei comuni non è d'accordo, quell'opera non si fa perché deve essere una scelta condivisa e per evitare che ci sia un comune che si rifaccia sulle spalle un comune più forte che si rifaccia sulle spalle del comune più debole. Quindi molto semplicemente, se il sindaco di Firenze vuole fare un'opera sulle spalle dei cittadini di Prato e i cittadini di Prato sono contrari, quell'opera non si fa. Punto. Fine. Questa levata di scudi nei confronti del Movimento 5 Stelle alla destra e sinistra, da un certo punto di vista mi fa piacere. Mi fa piacere perché sono tutti quanti contro dei cittadini che vogliono essere loro parte attiva. Loro cittadini, noi cittadini vogliamo essere parte attiva. Infatti, chi è che è favorevole a un referendum? Proprio Paolo Paoli del Comitato per il No all'Aeroporto, che auspica il referendum, chiaramente accompagnato da un'informazione corretta. Siete, basta, è finita, siete tagliati fuori, signori miei, voi parlate per spot. Questa levata di scudi è né più e né meno uno spot elettorale, da campagna elettorale, che voi volete fare sulle spalle del Movimento 5 Stelle, perché non avete più visibilità e la cercate sulle spalle del Movimento 5 Stelle. È finita, siete circondati, è finita. La politica che viene fatta dai cittadini, si è rovesciata la piramide, cari miei. Ormai siete tagliati fuori. Dov'era il signor Carlesi che dice si sa bene cosa vogliono i pratesi, proporre un referendum significa non conoscere la gente. Dov'era lui nel 2009 quando la gente non voleva il polo espositivo, quando la gente non voleva l'inceneritore e lui invece lo voleva fare sulle spalle della gente? Quindi questi sono solamente spot elettorali. Dove siete? Dove siete mai stati quando c'erano da fare gli inceneritori e la gente non li voleva? Dove siete mai stati? Destra e sinistra, PD e PDL, dove siete mai stati? Sempre dall'altra parte. Adesso siete di qua perché vi fa comodo. Questa è la realtà. Questa è la realtà. È finita. È finita. Arrendete. Siete cittadini.